C'è le rane che passano attraverso i muri, le pareti, che cadono dal soffitto. Ah, lo sapevo, me lo aspettavo. Ho detto, aspetta, qua mi stanno facendo diventare foglie troppe robe. Io me lo ricordo. Porca vacca, qua c'è un boss. Qua c'è un boss, non va bene per niente sta cosa. Certo, ma non stava in mezzo una volta? Cos'è? Gli è uscito il pallino, adesso vuole girare qua? Allora, fuori tutti, perché a me qua servono quelli veloci. Quelli rapidi, guarda, ci sono le cose, le sabbie mobili, maledizione. Ah, ma di qua mangia questo schifoso. Due rossi e un blu vanno bene. Menatelo. Fa lo stesso, anche se vi mangia qualcuno. L'importante sono i viola che sono al salvo, dai. Perché la musica continua ad andare? No, aspetta, così ce n'è un'altra. Ma non diciamo cose. Cos'è la musica? Perché c'è la musica ancora? Oh, c'è qualcosa che non va. Non è che ce n'è un'altra davvero? 1000? Elemento lucente. Una moneta 1000? Ma cosa stai dicendo? Ma davvero? Oh, porca vacca. Allora, dai, questa qua però è quella normale. Non è quella che gira in giro, se ne va a casaccio per il livello, va bene? Finché così possiamo anche menarla. Menatela prima che vi mangi, però. Perché sennò siete stupidi. Cioè, dovete lottare per la sopravvivenza. Lasciami quei Pikmin. Ok, fuori, porta via. Perfetto. È perfetto, un cacchio. Siamo un esercito di foglie. Siamo un esercito di foglie. Chiedo umilmente una goccia di miele, vi prego. Anche una sola. Una sola per i più deboli, poverini. Guarda, li sta facendo una fatica che per me se li ammazziamo, soffro. Affrono di meno. No, ma loro, guarda, sono simpaticissime. L'hanno fatto. Lo sapevo che lo facevano apposta. Non è come il coso. Il primo dungeon in cui abbiamo incontrato la vermentina pileata. Non è come quello. Perché lì te le davano le gocce di miele. Qua no, guarda i viola. Fanno fatica a salire le cascate del Niagara. Che cacchio è? 92 Pikmin. Ce ne ha mangiati 6? 6 che però erano blu e rossi, quindi blu e rossi fa lo stesso, va bene. L'importante era mettere al sicuro i viola. I viola sono un patrimonio dell'umanità. Livello 5, eh? Senti, un livello tranquillo. Purtroppo quelle farfalle davano le cose, dai. Quelle gocce di miele buone per me, dai, le spray. Oh, qua facciamo un blu al posto di altri blu perché ci servono. E qua meniamo tutto, via. Caccia su. C'è pure un robo dorato là. Signore, venga qua. Oh, ma cos'è tutta sta roba? Di mieli che non si dice, ma fa lo stesso. Molto bene, che almeno ci rifacciamo un po' di Pikmin fiore qua, perché sennò è un disastro, davvero. Mi interessa soprattutto i viola, perché sennò non finiamo più. Ostia, ma lasciano anche queste gocce? Molto buono, devo dire. Sì, lo spray ultra piccante è 17. In realtà possiamo farne anche a meno. Mi interessa soprattutto lo spray ultra amaro, perché ci blocca i nemici. Ok, comunque c'è un geyser d'uscita, ma non ci sono cromanville viola o bianche. Per cui io, il mio piano era quello di entrare qua dentro, magari trovavamo le cromanville viola prima o in un livello fa, cioè arrivare qua è un disastro e non ci sono neanche le cromanville viola, quindi non so dove cacchio sono le cromanville viola. Tra l'altro il tesoro qua non c'era, quindi molto probabilmente se c'è un tesoro per piano ci sono 14 piani o 15? Era il dungeon con 15 piani questo, può essere? Io lo so che c'è un dungeon con non so quanti piani. Qua c'è troppa gente però. Qua c'è troppa gente che ti guarda male e non va bene. Allora cerchiamo di prendere una posizione. Occhio ragazzi, occhio. No, sono morti 3 Pikmin. Ma quando? No, cos'è? Chi è che è morto? 2 blu? E un bianco? No, sì, ma voi mi volete male davvero? Ma io ho fatto qualcosa? Io devo aver fatto qualcosa nella vita che mi stanno facendo ripagare adesso. Cioè, non è possibile sta cosa. Tutta sta morte, sta devastazione. Oh, ma perché? Toglietemi sto tappo qua, che qua c'è l'uscita sicuramente. Poi qua purtroppo dobbiamo utilizzare solo ed esclusivamente i blu. Perché come vedete è un piano allagato, quindi c'è tutta l'acqua attorno. Che naturalmente non riusciremo mai a fare perché ho scoperto questo sensore, maledizione. Ragazzi, non vi spaventate, io gioco da qua adesso, ok? Perché non è possibile che io per giocare a un gioco di Pikmin debba fare delle cose del genere. Ok, là ti danno la cromanviglia. Oh, ciao. Ciao, grazie, arrivederci. Vi danno la cromanviglia blu in caso non aveste blu, ma noi ovviamente le abbiamo. Là c'è un paguro, là c'è un altro paguro con un'altra cromanviglia blu. Il sensore non prende neanche di qua, allora è inutile. Cioè, io un conto è se devo stare a giocare nei casini perché non mi prende il sensore, ma tanto non mi prende comunque. Allora che cacchio gioco nei casini a fare? Gameplay professionali, signori, solo qua. E via, via un'altra rana, via, fuori tutti. Menatemi sto paguro. Lo voglio fuori dalla mia città. E ci sei anche te, ci sei, vai tranquillo, vengo anche da te. Là c'è una scatoletta. Via, via tutti. Questi qua li uccidiamo, cosa vogliamo fare? Li uccidiamo solo per evitare che la stirpe delle rane continui a sopravvivere. E poi a me le rane, ragazzi, piacciono un sacco, però porca vacca. Bene, siamo in 22, bastiamo per sta cosa? Oh, grazie, almeno questo.
Porta via, porta via. Non c'è più niente, vero? Ho pulito. Maledetti livelli nell'acqua, io non li sopporto. Ci sono un sacco di livelli che non sopporto in sto gioco. Si è capito, vero? Soprattutto il sensore. Questo è un livello molto difficile. Container colmo. Corned beef. Corned beef cos'è? Corned mi sembra tipo... allora, la beef è la carne. La corned però è tipo mais, credo. Cioè, corn è il mais, no? Però corned sembra tipo qualcosa... La carne avvolta magari nel miele di mais? Nel mais? Oh! Ma cos'è sta cosa? Vieni qua, vieni. Vieni un attimo qua, che qua dobbiamo sistemare una faccenda di te. Allora, no, però così non ci troviamo. Dobbiamo fare un bel giochino, noi e le larve. Semplicemente dovete far uccidere le larve tra di loro, senza che sparino rocce a vicenda, perché sennò si spaccano. Ragazzi, per favore, veniamoci un attimo incontro. Allora, le larve qua non possono colpirsi tra di loro, innanzitutto. Questa è la prima cosa. O almeno, intendevo dire, le larve possono colpirsi tra di loro, è quello che dovete fare. Però non possono colpire la blostriga gigante. Per cui le fate tirare una roccia, poi le menate a sangue. Ah, ci sono pure le rocce. Ah, wow. Va bene, le rocce non cadono ovunque, quindi non penso sia un problema. Te ne vai, grazie mille, ok. Per cui direi che a sto punto possiamo fare... Facciamo la squadra alfa e la squadra beta. Il discorso è sempre quello, dovete colpirla a turni. Sì, a turni, un cacchio a turni. Guarda, guarda dove va il sensore, a turno. Raga, non me l'ha tirato uno dritto. Tutti storti stanno andando. Se riesco, che porca vacca. Guarda, te i giorni ci sto mettendo per battere una cacchio di blo... Ma porca vacca. Tutto colpo di sensore. Lo lancio dalla finestra, faccio una strage. Il primo che passa per strada, glielo tiro in testa, così. Non è possibile che devo spaccarmi un braccio per giocare a un gioco per bambini. Ma cacchio faccio? Cos'è che era così che ho cliccato un tasto a caso perché non riesco a cosare? Cos'era? Gioiello triste? Ma che cacchio ne so, ma che se ne frega. Io sono qua che sclero come non... Per cosa poi? Per cosa? Per cosa sto spaccando un muro qua? Non lo so. Portate via, tirate giù questo. Guarda, sono tutti fiori, sono tutti foglie, sti... Tutti viola poi, bello, bellissimo. Non mi regalano neanche una goccia di miele. Ma perché siete cattivi? 97 su 97. Dai, aspetta, aspetta, andare via che mi sto... Fammi un attimo riprendere il braccio almeno. Vai, ci siamo. 97 su 97. Zero morti, non so come, però ci ho messo un'ora per fare... Sono un'ora per fare... 8 livelli. Che è un livello tranquillo. Un livello tranquillo con cromanville rosse. L'ho visto un colmin però. Quello è l'unico problema che può esserci in sto livello probabilmente. Fuori. Due viola. Vai, potenziali pure. Tanto devo rifare il livello, certo. Bravi, bravissimi. Era l'unico nemico che poteva darci dei problemi. E ce li ha dati. No, no, ce ne sono... Ma porca. Tanto lo sai che non ti prenderò mai con questo sensore. Maledetti infami, loro sanno tutto. Dov'è il Colmin? È lì che gira, guardalo. Se mi fai ricominciare di nuovo da capo io ti ammazzo. Ti ammazzo comunque, eh. Ma ti ammazzo. Toh, maledetto. Venite qua adesso. Allora, fatemi recuperare i rossi. Che in realtà potremmo usare i colmin, appunto. Recuperate tutti. Ah, non c'è un tesoro neanche qua. Quindi sì, penso che la mia teoria sia confermata. Ovvero ci sono 15 livelli qua. Perché c'è un tesoro in ogni piano. Questi due piani non hanno avuto tesori. Quindi sono altri due piani. Sono 15 piani. E sì, mi ricordo che il boss finale non è un boss problematico, ve lo posso già dire. Però ci vuole tempo per ammazzarlo. Allora, noi dobbiamo andare non lì che c'è l'uscita, bensì di qua. E mi raccomando, attenti che ci potrebbe essere un altro di quelli scorreggioni in giro. Eccolo, infatti, guarda, immaginavo. Pensi di farle sorpresa a me? Dammi tutto ciò che c'hai, dammi tutti i tuoi soldi. Queste qua sono oro per me. Porca vacca. Io con queste robe ci vivo. Va bene, via, andiamo. Anche se ce ne fosse un altro non mi interesserebbe. Alla fine lo spray ultramaro, no, in realtà ci serve, sì. Però ci sono vari modi, ma serve tempo per farli, ovvero con le bacche. Oppure, come vedremo, che più avanti sono degli insetti che ve lo danno, ma
Quello va negli extra, quindi non mi interessa in questo momento. Allora lì, ok, lì siamo protetti, qua bisogna preoccuparsi per tutto. Siamo protetti sì, ma come facciamo a tirare giù il muro che c'è lui che ci guarda? Anche perché tanto, conoscendo questo gioco, buggato com'è di sicuro, quello lì mangia attraverso le pareti. Mi sembrerebbe anche giusto. Ma fammi vedere, te la prendi col presidente per favore? Mi farebbe molto piacere se tu te la prendi. Grande! L'importante è non mettere il presidente in pericolo. Questo è ciò che ci è stato richiesto all'inizio, vero? Allora noi adesso ci avviciniamo lì con molta calma e tac! Via 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 via, fuori tutto, pulite. Distruggetelo fuori. Ok, quello era il nemico numero uno da uccidere. Perché tanto, oh mio Dio, ma quanti colletti ci sono? Tutti ci sono? Mi spiegate come faccio a cecchinarli questi che non riesco? Ma porca di quella vacca, cioè, io non posso cecchinarli se non va il sensore. Non so se avete capito sta cosa, ma non mi sembra difficile neanche da capire. Presidente, torni qua per favore, che è in pericolo lei. Allora, quello là di magma è un problema. In realtà sono tutti un problema. I Pikmin sono un problema. Maledizione. Guarda, guarda il giallo che si è incastrato nel muro. Dai, che dobbiamo fare un piano per l'attacco qua. I rossi soprattutto con me. Sto pensando a come fare per ucciderlo quel robo, ma non so in che modo. Allora, questo qua arancione è un dormiveglia, quindi di sicuro lo svegliamo. Questo qua albino forse si può uccidere. Ecco, infatti, vedi, l'ho detto io, eh. Raga, ma se non mi ascoltate... Io ho detto si può uccidere. L'abbiamo ucciso, vedi? Qual è il problema allora? Ditemi dove sta il problema. Non vedo nessun problema io. 7 Pikmin rossi abbiamo perso. Non mi interessa. Sono cose che capitano purtroppo. Adesso te invece, te la faccio capitare io una bella cosa te. C'hai pure il tesoro, ce l'hai te, ce l'hai. Molto bene. Sapete cosa vi dico? Non me ne frega niente. No, 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 no. Uccideteli, maledizione. C'è un altro lì. Ah, c'è un rosso, vabbè. In questo momento sapete che mi preoccupa molto di più questo qua arancione? Io vi pompo tutti. Dovete menarmelo pesantemente anche. Fuori, mi sto stufando io di sto gioco, ok? Che io non posso sclerare per un sensore che non va. Che io debba diventare matto, no, Cioè già ci sono i giochi apposta per farmi diventare matto. Anche su Pikmin. Pikmin vorrei che fosse rilassante almeno. Water chestnuts. Che è? Tipo gli anacardi? Gli anacardi già sgusciati? Non lo so, misuratore di pazienza. Perché? Io certi nomi proprio non li riesco a comprendere. Certe volte gli dà dei soprannomi che non ci arrivo. Cioè, proprio boh. Molto bene. Tutti arrivati, tutti sani, contenti, vero? 93 su 100. Bene. In realtà non mi sono morti, sono 100 ancora. Io ne vedo 100 lì, ok? Avete qualcosa in contrario da dirmi? Bene, possiamo andare.